Cari amici, buon pomeriggio e buon inizio di serata di questo primo giorno della nuova settimana, lunedì 14 settembre 2020. Prima di tutto, non vi dimenticate, questa sera con Raw alle 23:15 e domani sera con SmackDown alle 23:15 e sabato mattina alle 10, ore 12:30. Su D-Max, quindi tra i show principali della WWE, commentati da Ghi, dal duo Franchini e Possa, Caaiosa, che proprio giovedì 17 settembre, giornata molto importante perché gioca anche il mio Milan in Europa League, il duo Franchini e Possa compie 20 anni di carriera che commentano il wrestling WWE in Italia. Quindi non faccio già gli auguri a Michele e a Luca, ma comunque faccio un grande apprezzamento a loro e un grande in bocca al lupo per altri 10 anni di lavoro, perché anzi io a loro farei, non dico di farli lavorare in eterno, ma insomma sono le voci forti del wrestling in Italia, bisogna dirlo. Certo, abbiamo avuto leggende del calibro Dan Peterson, Ciccio Valenti, Christian Recalcati, ma loro, con loro c'è tu primo, secondo, c'è tutto con loro. Comunque, a parte tutte queste cavolate, se vogliamo chiamarle così, di quello che la cosa importante che vi dovete segnare è questa sera, ore 21, sul canale YouTube del Bardo Michele Bosa, live con Michele e Luca Franchini sul canale appunto di Michele, ore 21. E se non la potete vedere in diretta, andatevela a recuperare, io penso che farò così. È giovedì, con diretta intitolata 20 anni di telecronache, con i bellissimi faccioni di Michele e Luca, sempre ore 21. Ora non so se faranno una diretta loro dove parleranno, presumo di sì. Comunque, ricordo, prepariamoci a giovedì 17 per questo bello compleanno di lavoro, 20 anni di commento di wrestling in Italia di un duo straordinario come Michele Posa e Luca Franchini. Quindi, cari amici, seguite indipendentemente dai 20 anni, seguite sui social, su D-Max, su Dplay, seguiamo perché è un duo forte. Certo, il sistema televisione è cambiato tanto, però non vuol dire che non dobbiamo seguirli più, eh. Magari cambieranno le dinamiche, uno li può seguire di più, di meno, a pizzichi a bocco, a spizzichi a boccone, insomma. Comunque, non prendiamo impegni per giovedì. O se dovete fare come me che tifate Milan, al massimo andiamoci a recuperare il venerdì la diretta perché sarà importante. E soprattutto, cari amici, dobbiamo condividere, secondo me, la diretta di questa sera e di giovedì perché sono importanti. Sentite a me, dobbiamo condividerle proprio a spada tratta sui social. Quindi, per il resto io vi rimando al video, credo tra un'ora e un quarto, un'ora e venti circa, dedicato a Brindisi che sta giocando proprio la partita iniziata da una manciata di minuti in casa contro Roma nell'ultimo match del girone, dove appunto si trova Brindisi, Roma, Pesaro e Sassari, e chissà, chissà se Brindisi riuscirà ad arrivare ai playoff. Non dipende solo da Brindisi, dipenderà anche ovviamente da Sassari, Pesaro e Roma. Vabbè, un altro discorso perché non ne ha vinta una fino adesso e
Quindi, ritornando a noi, chiudendo il collegamento video, non prendiamo impegni per giovedì 17 settembre per Michele Bosse e Luca Franchini. Ragazzi, un saluto a voi tutti, sempre viva il wrestling, viva la WWE, viva Michele, Luca, il bar del Godzilla, alla prossima, alias, ciao!